la Cina è tornata. Un po' a sorpresa, specie per la sinistra occidentale che l'aveva data per persa dietro le sirene e i vincoli del turbocapitalismo. Invece proprio la pandemia, nata da quelle parti, ha messo in evidenza l'esistenza di un'organizzazione sociale e statuale che ha nei fatti priorità diverse se non opposte a quelle vigenti nel capitalismo liberista. Il risultato è sotto gli occhi del mondo. Salvando la propria popolazione, la Cina è in questo momento l'unico paese che ha evitato la seconda ondata e anche l'unico in formidabile crescita economica. Com'è possibile? Qual è il segreto? Su questo c'è poco da indagare. Si chiama pianificazione centralizzata, programmazione, subordinazione dell'interesse privato a quello collettivo. Senza cancellarlo, certo, ma senza farsene dominare. Un dato di fatto che buca il palloncino delle narrazioni di comodo e anche la falsa coscienza della sinistra occidentale. Avevamo con la mente lasciato la Cina alle prese con l'arretratezza dopo un secolo di saccheggio coloniale, invasioni, guerra civile e primi tentativi di costruire una società più giusta, non sempre coronati da successo. Con la morte di Mao le speranze si erano molto affievolite e anche chi aveva visto in quell'esperienza un'ipotesi per superare il burocratismo del socialismo reale aveva finito per voltare lo sguardo. Ora torna come grande potenza industriale, avanguardia tecnologica, sistema sociale efficiente in grado di liberare dalla povertà centinaia di milioni di cittadini e di garantire consumi crescenti invece che austerità. Torna come grande potenza, potenzialmente egemone, guidata da un partito comunista, certo con caratteristiche cinesi, mentre l'imperialismo occidentale è in grandissima crisi. Visto da lontano, il Partito Comunista Cinese sembra sul punto di dover scegliere tra due strade. Una politica di potenza tout court, che renderebbe croniche le storture più evidenti al proprio interno, e dunque diventare uno dei poli della competizione interimperialista. Oppure sviluppare una via socialista che cerchi di risolvere in positivo le contraddizioni fin qui prodotte da un modello che ha generato enorme sviluppo e fortissime disuguaglianze. Se la Cina intraprendesse la seconda via, potrebbe diventare un punto di riferimento forte per il resto del mondo, soprattutto per le classi subalterne occidentali, al momento senza una credibile alternativa di sistema, mentre il sistema in cui vivono traballa. Non c'è da sperare o auspicare, però. Non si tratta di mettere le speranze davanti ai fatti, si tratta di conoscere e capire, sapendo che una realtà con quelle dimensioni immense non può essere ridotta a formulette usa e getta, buone al massimo per la propaganda spicciola. Su questo, la rete dei comunisti propone di aprire una riflessione collettiva, un piano di confronto ad ampio spettro, a cominciare dal forum La Cina nel mondo multipolare, che si terrà il prossimo 16 gennaio in streaming sui nostri canali social.